Presso lo stand Eco dove esponiamo le Martin, e quest'anno ci siamo rinnovati con una serie di signature, una di custom shop, con le nuove Performing Artist Series e le nuove Serie 1. Se, come potete vedere, abbiamo cercato un po' di rappresentare gli artisti di fama internazionale della Martin con i propri modelli, fino ad arrivare alle nuove spalle mancanti elettrificate dalla Martin, che sono un prodotto veramente eccezionale con i quali la Martin decide quest'anno di andare a puntare su quella fascia dove non si era focalizzata negli anni precedenti. Abbiamo altri modelli custom shop che abbiamo portato per attirare un po' l'interesse del pubblico, perché abbiamo bisogno, insomma, che il pubblico possa concentrare anche la propria attenzione su questi modelli meravigliosi che la Martin riesce a fare anche attraverso un sito del custom shop dedicato alla composizione della propria chitarra. Quindi è molto molto interessante, se avete tempo andate a vedere. Volevo anche ringraziare la Fishman per la partecipazione con l'amplificazione. In questo caso utilizziamo già ormai da un anno solo ed esclusivamente il Solo Amp, che è un amplificatore veramente eccezionale, che è rappresentato in Italia da Massimo Varini e che sta trovando un riscontro eccezionale anche nel pubblico e nel resto degli artisti. Siamo Paolo Carbini, lavoro al commerciale della Eco, siamo qui a Sarzana con il nostro stand, oltre a quello Martin abbiamo portato qualche chitarra marchio Eco e soprattutto le LAG, che sono questo marchio per noi sempre più importante, ormai un paio d'anni che le distribuiamo in Italia in esclusiva. Facciamo una piccola carrellata magari degli strumenti per vedere un attimo le caratteristiche principali, le novità rispetto agli anni precedenti. Cominciamo magari da questa parte dove abbiamo il modello base, che si chiama T66. È una chitarra con top in abete laminato e fascia e fondo in mogano. Una normalissima Dreadnought. La cosa particolare di questa chitarra è anche l'amplificazione. Se ci avviciniamo possiamo vedere. Ora questo modello non ha il pre. Una cosa che le caratterizza è questo tipo di preamplificatore, che è una cosa un po' particolare, è fatto in collaborazione con la Shadow, e diciamo che a mano che si sale di gamma con i vari modelli cambia il tipo di premontato. Passando avanti abbiamo la serie 100, queste due chitarre qui, sono chitarre con top in cedro massello e fascia e fondo sempre in mogano. E già qui potete vedere questo tipo di preamplificatore, se riusciamo a inquadrarlo un attimo. Lo facciamo vedere anche da qua. È molto particolare, era già sulla vecchia serie, diciamo, delle chitarre LAG. Sostanzialmente, anziché i soliti controlli, diciamo, di equalizzazione con bassi, alti e medi e altri controlli tipo shadow piuttosto che contour, altre cose, cioè abbiamo un preset con 5, potenzialmente con 5 preset già, come dire, già fissati dalla casa, e un volume. Questo rende abbastanza semplice per il principiante, magari quello che desidera accedere a uno strumento comunque di fascia economica ma molto ben realizzato, di avere subito 5 possibilità di suoni già fatti e già utilizzabili al volo, senza dover perdersi in regolazioni, che poi magari se uno non è proprio molto ferrato rischia anche magari di tirar fuori cose non proprio bellissime. Invece così è molto più pratico e abbiamo avuto, insomma, un buon riscontro anche da chi le usa e sono molto soddisfatti. Questo è il modello ancora superiore, la serie 200, sempre top in cedro massello, sempre fascia e fondo in mogano. Questa è una Dreadnought normalissima. Passiamo alla serie 300 e 400. 300 per queste due, 400 è l'ultima là in fondo. Ciò che, diciamo, fa la differenza fra i modelli precedenti e questo è che qua fascia e fondo sono invece in palissandro. Top da 300 sempre in cedro massello, mentre per la 400 è abete sitka massello.
E qua abbiamo la storia ma anche le novità, nel senso, per esempio, parlando di novità, questa è la Massimo Varini, la Eco Mia, chitarra che ha avuto un ottimo successo, un ottimo riscontro di pubblico, caratterizzata dal fatto che ha un top in cedro massello e dal fatto che è amplificata con il Presis della Fishman. E diciamo che è uno strumento veramente molto comodo, versatile, poi col simbolino del buon Massimo che troneggia sul manico. Qui abbiamo i due modelli riedizioni delle storiche Ranger 6 e Ranger 12, che top in abete laminato, non c'è, insomma, parlano da soli, non c'è granché da dover presentare. E continuiamo a fare i nostri modelli per le edizioni, c'è cioè sia una serie normale di Ranger che una serie vintage. E questa in ultimo è da Riccardo Zappa, sempre un altro modello signature della Eco, top in abete massello. Questo è un altro sistema di amplificazione, lo facciamo vedere, con i controlli di presenza e l'equalizzazione, accordatore incorporato, e eccoci qua.